Ciao, siamo a Vago del Cingino, questa è la sua diga, zona Valle Antrone. Qui sono venuto qua oggi per vedere questo spettacolo che pochi posti possono offrire. Lo vedete anche voi, questi qua sono stambecchi che si arrampicano lungo le pareti quasi verticali della diga. Solo per loro è importante per recare il salnitro che si deposita sulle pietre. Eccone un altro qua sotto, è incredibile. Ed è veramente uno spettacolo di natura. Ecco, qua sono dall'alto praticamente, dalla sponda della diga e guardando in basso. Che belli! Qui non dà neanche l'idea della verticalità del muro. Vediamo se riesco zoomando, aprendo un po' lo zoom. No, neanche così si riesce a capire. Vi assicuro che è quasi verticale qui il muro. E loro, grazie ai loro zoccoli, che sono fatti appositamente per arrampicare, in quanto hanno una parte molle che è tipo una scarpetta da arrampicata, quindi molto aderente, e lo zoccolo che invece è molto duro, quindi, e che è usato molto in questa situazione qui perché utilizzano i piccoli gradini che si formano tra un sasso e l'altro, di quelli che creano il muro della diga, loro si appoggiano e riescono a muoversi in terreno quasi verticale. Guardate che roba. Ciao ragazzi, è sempre una meraviglia vedere gli animali nel loro habitat naturale, anche se qui, vabbè, di naturale la diga non ha molto. Ciao a tutti! Ecco lo stambecco che è alla ricerca di nuovo sale. Questa campana che avete sentito è quella della diga. Facciamo una zoomata per farvi vedere l'ambiente in cui si trova il nostro amico. Questa qua è la diga, il muro e lui arrampicato. Guardate le zampe. È più zoomato di così non riesco, però ragazzi mi dà paura, altro che free climber.
Bene, lasciamolo alle sue incombenze. Io adesso me ne torno, anche perché si sta annuvolando, secondo me si sta preparando alla classica pioggia pomeridiana. Cari amici di Zero in Spalla, dal vostro Bicio, alla prossima, ciao!